39 anni e si definisce un'artista e una scrittrice ribelle. Lei è la moglie di uno sceicco di 36enne, l'ha conosciuto a Londra in occasione di un battesimo di amici e lì a soli 26 anni se n'è follemente innamorata, attratta dal mistero e dalla mascolinità che solo certi uomini arabi sanno avere. Meno dolci di quelli europei, racconta, ma più maschi, passionali e sicuri. Aisha, Aisha, écoute-moi. Il loro fidanzamento principesco dura 3 anni. In quelle occasioni lo sceicco la va a prendere con la sua limousine, le fa regali lussuosi. Cattolica. Nascono 2 figli, lei cerca di restare una mamma normale, ma la sua vita è divisa tra l'appartamento di 400 metri quadri di Dubai e la casa enorme di Abu Dhabi. Francesca, questa ricchezza, alle cene, agli incontri con personaggi importanti, risponde che il lusso vero è la libertà ed è la cosa che a Dubai più le manca. Lì da sola non può neanche uscire per strada. La sua storia, più o meno autobiografica, l'ha scritta in un romanzo, L'Occidentale, che racconta il complesso incontro tra Occidente e Oriente. Non capita tutti i giorni, no, di avere una principessa qui con noi. Buongiorno, Melanie F., naturalmente. Corciatoia nella vita. Esatto. Perché capisce che lei, se non avesse sposato quel signore lì, oggi non sarebbe qua. No, no, in realtà ero prima già. Quindi lei è una donna. Sì, ma lei è una donna. No, no, io facevo. Vabbè, lei era una donna di grande successo, io non lo so. Ma voglio dire, deve essere consapevole. Ho scritto diversi libri, anche con Mondadori, quindi mi chiamavano da Costanzo, Marzullo, ho avuto le mie. Anzi, però la domanda che ci facciamo è lo stesso: perché hai rinunciato alla libertà? No? Tu denunci e tua mamma, leggendo il libro, dice: Francesca, non mi sembri felice. Hai fatto un errore, sei pentita? No, non sono pentita perché ho 2 bellissimi bambini e di fronte alla famiglia. Poi devo dire che con mio marito c'è stata quell'attrazione fisica incredibile che mi ha fatto proprio innamorare. Cioè, quindi prima della razionalità, prima di pensare e ragionare, io ho seguito il mio istinto. Qual è la libertà che ti manca? Cioè, in un mondo come quello islamico, come quello degli Emirati, qual è la libertà che non... Se uno vive là, a parte che a me manca proprio anche la cultura stessa italiana, quando cammini per le strade di Roma, di Milano, vedi tutta questa arte che c'è in giro, io sono anche un artista, le chiese, le cattedrali, la meraviglia insomma che si respira in Italia e anche poi mi manca anche la colla che c'è tra la gente perché le persone sono contente. Ma nei rapporti con tuo marito, cioè cos'è il modo in cui diciamo una donna cosa, viene a un certo trattata? Livello. Tuo marito deve camminare bisogna a distanza? Che... Ci fai qualche esempio? No. Esempio per... Allora, a un certo livello, quando si tratta di...
quando si tratta di mariti, per esempio, che sono industriali e quindi sono, bene o male, i più aperti all'Occidente, sono molto occidentalizzati. Io dico sempre che la rivoluzione o il terrorismo nasce dai poveri. Perché? Perché la classe sociale dirigente araba è un po' come noi. Sono persone aperte, che viaggiano e quindi che permettono anche la minigonna e tutto. Quello che un po' manca è che quando ti trovi proprio calata in una società come quella e cominci a vedere le ingiustizie, ma le vedrei anche qua, solo che invece, non so, di fare come la signora che lotta perché vede delle cose che sono intorno a lei, ma magari lei non vive direttamente. Daniela, io... però allora a me sfugge, chiedo aiuto a te, e a me sfugge allora il punto, cioè c'è una vita comunque lussuosa, questo non si può negare, però dice se gli uomini sono più o meno uguali a quelli occidentali, fanno parte di un business, qual è la libertà che manca a Francesco? Beh, intanto forse perché è prigioniera della sua vita, nel senso che ha scelto uno stile di vita, si sarà innamorata, non so se l'attrazione fisica ce l'ha avuta perché suo marito, un uomo molto ricco, che quindi gli poteva... No, guardi, era proprio una cosa bene, di pelle. Benissimo, quindi si è innamorata perché è bello, intelligente, simpatico, no? Beh, intelligente sarà stata anche un'alchimia. Molto, sì, un'alchimia pazzesca. Ecco, ma allora io trovo che è sbagliato lamentarsi. Se lei fosse veramente innamorata, non sentirebbe la mancanza di... No, diciamo che sono 15 anni che... Sì, ma non sentirebbe la mancanza di libertà, perché l'amore è una forza talmente, come dire, forte, impetuosa, che cancella tutto il resto. Ma diciamo poi lei che... si è calata invece... Tuo marito come ti chiama? Melanie, Francesca, Tesoro, come ti chiama? Mi chiama Bimbi, che è, una fusione di bambina, di Bambi, il cerbiatto e di Bimba. E la fa anche parlare, sì. Ma lui è molto innamorato, la guarda, a suo modo. La diciamo... Gli uomini musulmani sono abbastanza... Perché generalizzare? Ma quando io ne litigate uno, è vero non che posso ti chiama generalizzare. Donna? Forse in una maniera un po' inglese. Se vediamo i film a volte uno dice... Ehi, ma lei va vestita così quando va nei paesi arabi? Ma sì, non, ah, Dubai non è un po'... Dubai è un po' Las Vegas. Ma nel resto... mai andate in giro nei paesi arabi con la minigonna, il tacco? Io non è che ho girato... parecchio nei paesi arabi, non penso. A lei sta solo a Dubai, quindi conosce Dubai. Poco il mondo arabo, voglio dire, conosce non sono poco andata. La schiavitù delle donne. La schiavitù la posso la percepire conosce. Nelle amiche, per esempio, che magari si coprono, alcune amiche, oppure nelle donne estremamente geishe, che sono lì solo per ubbidire all'uomo, e io lo ritengo questa una grande non schiavitù. Non sono le donne anche. Poverine che sono geishe, che sono sottomesse al no, maschile della non, famiglia. No, non parlo delle donne poverine, velate, che sono sottomesse, ed è lì che avviene il vero abuso. Io parlo della mia mancanza di libertà, che poi secondo me è una costruzione. Cioè, leggendo il libro... Il problema della sua mancanza di libertà, con tutto il rispetto, non è che ci interessi molto. A me interessa esatto. La mancanza della libertà delle donne musulmane. Esatto, ma anch'io, sono schiave, ma è quello che dico anch'io. Del clan maschile della famiglia, che sono quelle che vengono lapidate, che in Pakistan uccidere una donna non è reato. Appunto. Che c'è, voglio dire, appunto, il ma fatto io che dico lei... Sì, ma che sì, lei dico, è cattolica... Ma... Io sono, allora, adesso le dico una cosa. No, ma scusi, no, io volevo far capire alla gente allora, che ci guarda io sono a casa cattolica... che un uomo musulmano può sposare una donna cattolica. Una donna invece cattolica, cioè una donna musulmana, non può sposare. Non può no, no. Allora, vede, lei dovrebbe approfittare della sua ricchezza, non per parlare della ma sua poca esatto. Tanta libertà. Ma lei l'ha letto ma il di libro? No, ma non da come parlo di questo, io scusi. Parlo esattamente di quello che dice lei. Benissimo. Io parlo del mio bene, taxista allora pakistano. Esatto. Allora parliamo di questo. No, parliamo no, no, ascoltatemi un attimo. No, il titolo è sbagliato, titolo. Perché nel mio libro io denuncio questo, io denuncio il mio autista pakistano che non avrà mai il passaporto, anche se sta lì da 25 anni ed è nato là, perché gli sceicchi non vogliono dare il passaporto agli stranieri. E faccio una bella battaglia, io, esatto, un bel tagliere, ma lo fa una bella battaglia. Ma lo faccio. Allora, così magari la gente guarda quello che dice, tutta la ma magari fare la bamba. No, guardi, il libro è questo, oltretutto. Parliamo di cristiana. Questo, perché scusi, no, che no, lei no, no, ascoltate un attimo. Grazie. Io sono cristiana. Grazie a entrambe. A mia perdita. E sa perché? Perché se io fossi musulmana,
Io, essendo cristiana, se mio marito morisse da un momento all'altro, io in qualità di cristiana non ho diritto a niente. E qui si sente la verità della mia posizione, di cui che pur volevamo parlare. Allora, ma lei l'ha invitata perché ha sposato un ricco. Grazie a Melanie F. Ci vediamo tra poco. Torna la regina del mattino, che è Federica Panicucci. Tra poco.